Non è stato avvisato il sindaco, è vero parzialmente, personalmente io non ho avvisato il sindaco, ma c'è una signora che ha dato comunicazione alla segreteria. Ad ogni modo, noi ci rendiamo disponibili a incontrare il sindaco, però purché il sindaco venga qui a vedere la situazione, non è una delegazione di Acqualonga, mi permetto di dire, che deve andare al comune. Questa è la zona sul quale appunto noi qui vogliamo il sindaco è disponibile. Noi siamo disponibili a incontrarlo, ma qui, purtroppo, perché insomma deve rendersi conto della realtà che vivono i residenti di Acqualonga e deve vedere come siamo combinati. Questo è quanto. E partiamo. Okay. E nel frattempo per un'emergenza di fare la strada qua. Sta pure un consiglio di maggioranza qua. E ciò lo dicevo, ci siamo già relazionati. Con il sindaco, si scusa perché non sapeva dell'incontro, quindi sarebbe venuto con massima tranquillità. Lui ha detto che domani mattina se una delegazione alle 8:30 vuole andare al comune. No, no, noi vorremmo incontrarlo qui. Io faccio l'ambasciatore. Ovviamente, certo. Magari se viene con la macchina su. Quindi alle 8:30 lui ha detto che può attendere sul comune. Ha detto che lui già stamattina ha avuto l'incontro con Acqua Latina e con per la risoluzione del problema. È un mese. E dopo un mese va l'incontro con Acqua Latina. Sentite, perché adesso gli sta stringendo il culo. Io dico, va vale. Partiamo subito con la denuncia. Non il lavoro di 3 giorni è un mese, stiamo combattendo. Io non lo sopporto il sindaco, lo dico platealmente, quindi partiamo con le denunce. Io voglio sapere l'Acqua Latina, che non è all'altezza che fa mettere il lavoro. Questa vicenda cerchiamo di essere nuovi. Sta sui giornali. Dal 22 di maggio che c'è un problema di acqua ad Acqua Latina, sta sui giornali da 10 giorni. Scusa, ma un'amministrazione normale, io se mi permette ogni giorno 2-3 operai. Io che un po' di esperienza c'ho, ma non aspetto su un problema del genere che mi vengono a cercare. Vengo, mando un tecnico, perché non è mica detto che devi, ma mandi il dirigente a dire: ma che cacchio sta succedendo? Che sta succedendo? È possibile che si deve arrivare al punto che questi qua stanno da 3 settimane senza acqua o con l'acqua a un filo, con problemi di sicurezza perché si esplodono? E quello è l'aspetto più grave. Qualcuno di loro ci rimette con le vene. Quello è l'aspetto più grave. Domani mattina, se volete, venite in comune. Ma scusa, alzasse il sederino. Siamo passati in mezzo alla campagna stamattina per uscire di qua. Non si mette la campagna, non è scoppiata. Poi hanno messo una cravatta, 3 giorni ha messo quella cravatta. Ma si può fare? È una tizia che non è una tizia che si può fare. Questa però è Acqua Latina. È Acqua Latina. E anche lì che verso Acqua Latina. Acqua Latina è bravo, sta gente a richiedere i sorreggi di bolletto. Allora, ma dopo 10 giorni, signora, ma in Acqua Latina, almeno per come ha detto il sindaco, ha parlato con Acqua Latina. Che gli ha promesso? Che risolveranno il paradosso è che oggi che il referendum passa al 60% contro la privatizzazione della gestione dell'acqua, stiamo combinati. Ma ti sembra che il giorno non si deve lavorare, la notte non si deve lavorare, per l'emergenza del genere? Già il venerdì non si lavora, il sabato non si lavora, c'è ancora luce e non stanno a lavorare. Quindi è arrivato il giorno.